stato necessario, Presidente. Mi rivolgo all'Assemblea consigliare, mi rivolgo al Sindaco e mi rivolgo a lei, perché nel suo intervento, secondo me ha fatto una menzione che non corrisponde a verità e non corrisponde a realtà. Sindaco, il nostro intervento non era solamente formalmente legato, era sostanzialmente immediato. Io ho preso 134 voti all'ultima posizione elettorale e, senza timore di smentita, rappresento la seconda forza politica del Paese. Ed è per questo motivo che stasera rispondo a qualche passaggio, ma senza alcun tipo di tono polemico, ma solamente perché la verità deve essere la stella polare che guida qualsiasi tipo di percorso. Non farò delle analisi politiche, non mi sento all'altezza manco di farle, ma non si tratta di fare analisi politiche. Si tratta però di dare la possibilità di interpretazione autentica, e l'autenticità di questa interpretazione deve corrispondere alla volontà che si vuole palesare, che si vuole esprimere, che non è quella purtroppo che emerge da quell'inciso, che poi tra l'altro Presidente non è che l'abbia capito così bene. Cioè, si fa riferimento al movimento Nova Bovadino. Nova Bovadino, quale forza responsabile dal punto di vista politico, e questo sito che lei ce lo riconosce, non abbiamo mai utilizzato la strumentalizzazione perché crediamo che la strumentalizzazione non sia un criterio, un metodo di lotta politica. Abbiamo fatto un'analisi e in questo devo dire che l'atteggiamento nostro è stato singolare, perché era un'analisi che oggettivamente non si prestava a nessuna strumentalizzazione, ma che oggettivamente ribadiva la nostra posizione, che era una posizione che si apriva a un giudizio che noi abbiamo avuto già dal primo anno di questa consigliatura. Abbiamo aggiunto qualcosa di più e voglio, io stasera per puro caso mi trovo questo comunicato che tra l'altro è stato, diciamo, sottolineato da me nel momento in cui lei citava alcuni passaggi. Si diceva che oggi questa maggioranza, dopo aver elencato che in questi 4 anni di consigliatura i risultati amministrativi su questo piano, su questo profilo, il fatto che uno possa scrivere ripetendoli, nulla questo. Nulla questo, può essere pure sgradevole politicamente, ma nulla questo. Tant'è che nel nostro titolo e la nostra relazione del movimento che questa sera sto rappresentando ha elaborato il titolo. E già dal titolo si evince il contenuto e il significato. La nostra in queste pagine era una preoccupazione, non una strumentalizzazione. La preoccupazione del fango che può essere riversato sul Bovadino. E avevamo sommato a questa preoccupazione che nasceva dai fatti che venivano narrati dalla stampa, la preoccupazione oggettivamente accertata dell'inerzia amministrativa, dicendo che questi fatti potevano deteriorare l'assetto politico-amministrativo della città. E sfido chiunque a dire che questa sia stata un'eresia, e sfido chiunque a dire che non ci sia stato quel rispetto prima istituzionale e poi personale nei confronti di chi ha ricevuto questi attenzionamenti da parte della stampa. Su altro non mi pronuncio perché come consigliere e come componente di questo organismo non sono deputato a pronunciarmi. Io sono solamente deputato per il titolo di legittimità politica che l'urna del 2010 mi ha dato. Io ho prima menzionato il numero dei voti, che è qualcuno in più del suo, per dire che in quest'aula non ci sono né figli e né figliastri, però ci deve essere la lungimiranza e l'oggettività politica, perché menzionare il comunicato di Nova Bovadino come uno strafalcione politico, un atto di strumentalizzazione, è una boiata. Ma sa perché? Perché è chiaro, facilmente intuibile. L'auspicio è che si faccia piena luce, quello che ha fatto lei stasera assieme al sindaco, l'auspicio è stato realizzato. E questo è quanto il movimento, la moltitudine delle cittadine, quando noi nominiamo la moltitudine è perché abbiamo un titolo di rappresentatività, non perché ci è stato fatto da là, di scegliere la strada giusta. Il fatto di trovare questa espressione linguistica significante non significa di materia, altrimenti il sottoscritto, senza alcuna ombra di dubbio, ricevendo un sacco di antipatie, ha sempre detto la verità. E quando ho dovuto scrivervi
titolo personale e in nome della maggior parte, della stragrande maggioranza dei casi, del movimento che mi rappresento, non ho avuto né paura politicamente né timore nulla. Io ho letto il titolo che nasce dalla segreteria di un movimento, da un gruppo consigliato, per non morire nel baratro. Per noi il baratro già c'è e sono le risultanze amministrative di questa gestione. Poi il sindaco Pittica magari si arrabbierà, ma è un dato politico, è un fatto dialogico, su questo si discute, lungi però da questo baratro speculare su fatti con riferimento ai quali non vi è stata speculazione. Noi abbiamo paura per le sorti di Bovalino. Io ho paura, c'è tanta gente in questo consiglio comunale e quando si discuteva dei fatti della vita amministrativa tutte queste persone non c'erano, perché oggi c'è il clamore mediatico, la pubblicità, ma perché quando si parlava della finanza locale queste telecamere non c'erano? Perché gli spalti, perché oggi sono spalti, sono pieni? Perché sicuramente c'è la gran cassa dell'effetto mediatico. Sta morendo Bovalino, sta morendo con gli atteggiamenti di tutti, sta morendo con le strumentalizzazioni. E allora io difendo per l'ennesima volta la posizione del mio movimento. Parlo dal consigliere che ha ricevuto il maggiore quoziente elettorale. Tra i banchi della minoranza non ci sono consiglieri che hanno raggiunto il mio quoziente elettorale. E lo dico per far capire da che pulpito viene la predica, ma da che pulpito, nel senso che il quoziente elettorale che un consigliere raggiunge deve essere motivo di rappresentatività. Io lo utilizzo come motivo di rappresentatività per dire che non sono state fatte strumentalizzazioni e per dire che irreversibilmente il nostro giudizio sull'operato dell'amministrazione è negativo. Da qui quelle preoccupazioni. Quindi sindaco, non solo formalmente impeccabile, anche sostanzialmente corretto, tanto sostanzialmente corretto al punto da non meritare di essere menzionato in quel contesto. Vi ringrazio. Presidente, anche io volevo parlare un altro solo due minuti, visto come sta andando il corso.